CLAI, la cooperativa lavoratori agricoli imolesi, affronta l'impennata dei prezzi dell'energia, la difficoltà nel reperire materie prime a causa del conflitto in Ucraina, con una serie di progetti, fra cui un impianto di trigenerazione da 2 milioni di euro che garantirà entro un anno l'autosufficienza energetica e un totale risparmio di metano. Il direttore generale Pietro D'Angeli. Noi guardiamo con fiducia, ecco, siamo in una situazione che è impossibile fare dei progetti, però noi continuiamo a investire. Continuiamo a investire in strutture, abbiamo in progetto di ristrutturare lo stabilimento delle carni, abbiamo appena terminato quello dei salumi, stiamo partendo un impianto di trigenerazione per essere autosufficienti sul fronte energetico. CLAI si è presentata a Cibus, il salone dell'agroalimentare italiano a Parma, con nuovi prodotti più naturali come salame Imola 1962 senza conservanti e con una lista di ingredienti cortissima lanciato sul mercato dopo un percorso di ricerca di oltre 2 anni, oppure il salame Bella Festa Light che ha il 50% in meno di grassi rispetto a un tradizionale salame Milano. Qualità, carne italiana al 100%, innovazione, massima cura nella gestione della filiera, sicurezza, valorizzazione del territorio e attenzione alla sostenibilità. Queste le ricette per affrontare le sfide future, secondo il direttore generale. Avere passione in quello che si fa, guardare, cercare i mercati, andare a bussare le porte, lavorare bene sia come prodotto che come servizio. Essere veloci a rispondere alle richieste dei consumatori e risolvere i problemi.